tasse. Era stato proposto giustamente un anno bianco, nel senso che il disastro del Covid aveva comportato un problema talmente forte a livello di aziende che sarebbe stato opportuno rinviare tutto l'anno prossimo. Non è stato fatto così e abbiamo già sentito le conseguenze sulle imprese. Io non so se ci si rende conto che in questo modo, appunto, prima o poi il fiume si esaurisce, nel senso che Gualtieri dice abbiamo bisogno dei soldi, delle tasse, perché noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo fare. Verissimo, tutto vero. Ma quello che mi domando io è come mai lo stesso Gualtieri in tutto questo tempo ha usato pochissimo la leva dei buoni del tesoro, della collocazione delle aste internazionali che stanno andando benissimo, e a tassi di interesse anche piuttosto contenuti, e non si è approvvigionato di soldi così invece che continuare a premere sulle aziende, sulle tasse. Ancora una volta la cultura di questo governo mi pare poco incline a favorire le imprese e io penso che i nodi rischino, come si diceva prima, di venire tutti al pettine. Quando si parla di riforma fiscale, ogni volta a me viene da sorridere perché tu, Andrea, ormai siamo vecchi del mestiere. Sì, Quante volte l'abbiamo sentita ahinoi, questa cosa? sì. Quante volte ci hanno garantito che la prossima sarà la vera Peggiorano. riforma fiscale che abbasserà le tasse e ogni volta ci siamo ritrovati con le tasse che aumentano? È così, lo sentiamo dire da moltissimo tempo. Allora...